Eccoci, eccoci, stanno arrivando delle auto stupefacenti, grande Emanuele. Il campo colorato così, con tutti questi... Tutte per noi. Abbiamo messo un servizio fotografico anche degli anni che abbiamo trascorso assieme e delle manifestazioni che abbiamo fatto. Ed è stato commovente questa mattina, ho visto che è arrivato De Boni, lo invitiamo qui, il nostro vice sindaco, così anche lui dà un po' di colore a questa manifestazione. Caro vice sindaco, ti ho lasciato la macchina a te questa volta, perché so che il tuo bambino è veramente felice di questa possibilità. Buongiorno a tutti, che a dormire in garage stanotte. Che a dormire in garage e fa macchina. Abbiamo il Zimbaghi, che è proprio tradizione paesana, perché tutti gli anni quando si fa qualcosa viene a colorare. Allora io non dirò niente, però visto che è l'unica macchina senza... Ma no, non puoi dire niente. Ok, io comunque per sicurezza ho portato via del bagno schiuma. Ah, bagno schiuma, così... Se capita, certo, almeno... Certo. Bellissimo, grazie ancora una volta a tutti quanti voi, i volontari che stanno organizzando questa cosa, perché come ogni anno è bello vedere la partecipazione, che anche quest'anno so essere tanta, perché abbiamo già superato le 50 macchine. Quando noi avevamo detto ci fermiamo sulla soglia delle 50, le abbiamo superate alla grande. Vabbè, l'aria di Roncaiette e poi alla fine... Ecco, sta arrivando un'altra in su 9. Avremo parecchi, ripeto che abbiamo un equipaggio da Pietrelcina che sta arrivando. Bene, grazie intanto all'assessore. Sono stati fermi 3 anni, non è stato poi così tanto facile a riprendere, però appena messo in moto questa macchina che conta più di 40 volontari che danno una mano fra Villa Dario e tutto lo staff che accompagna, è stato facile perché ognuno... C'è voglia di raduni in giro, c'è molta partecipazione, anche oggi vedrete che c'è tanta gente, c'è tanto riscontro, come è giusto che sia. E poi guardate questa meravigliosa 124 Spider che sta per arrivare, guardate quella lancia Appia lì, stupenda, e lì vedo un'altra lancia, molto una lancia particolare, Pininfarina, qualcosa di bello, di veramente... anche la Monte Carlo negli anni 70, fine anni 70, e c'era proprio questo nesso, il disegno era X120 e in fianco c'era la Fiat l'X19. Poi la Pininfarina gli ha dato il nome Beta Monte Carlo, ma il disegno era quel po'. E questo, mentre per l'X19 è rimasto il codice X19 che ha fatto storia. Belle. Tutte, una stiamo aspettando, ricordo che abbiamo superato la cinquantina, quindi abbiamo una sorpresa, caro Luca. Lo so, qui non mancano mai le sorprese. Abbiamo una sorpresa, abbiamo un personaggio di spicco del territorio qui del Padovano, ve lo presenterò, resterà con noi un po' di tempo, ha un'esperienza oltre ottantenne. E ve lo presenterò perché ci porterà qui a Roncaiette un esemplare unico. Un esemplare unico è una macchina che lui stesso, che è proprietario di una notissima carrozzeria, era su un pianale in una macchina particolare, è andato a recuperare i disegni in Fiat, l'ha costruita di sana pianta e l'ha immatricolata come esemplare unico, riconosciuta da Fiat. Immaginate un attimo. Avremo il piacere di averla qui a Roncaiette e fra poco la accoglieremo il nostro amico Dino Cognolato, che ci porterà questo esemplare. Ma pensa a te la passione di questi automobilisti, cosa porta a fare, veramente queste cose sono uniche e veramente da ammirare queste persone che fanno di questa loro
volontà, un qualcosa di unico e lo fa vedere anche a noi, insomma, ecco, oggi abbiamo questa... 7:40 sono state sotto le prime, è stato un attimo, le prime 7:40 sono state sotto. Abbiamo veramente un onore, signori, di avere questa radio, che è un paese, quindi veramente tanto di cappello. Storia dell'automobile italiana e adesso mi chiamano anche un molto preoccupati, molto caldo con questa cosa, sicuramente unico per cui non cagliete, puoi dire che è una cosa unica? Allora, io direi di più, vi parlavo prima di quell'esemplare unico costruito da Dino Cognolato, è proprio questa che è appena arrivata, è in base di un, lo dirà lui, perché io ce l'ho. Sono gelosi qui delle macchie, non toccate la statistica, per favore, sono tutti gelosi. Vero, Emanuele? Massimo rispetto per questi appassionati, veramente. E questo stile che portiamo in maniera distinta. È Massimo e rispetto di tutti. Massimo rispetto. Ho fatto qualcosa come infatti, signori. Mi sembra con le 6-700 chilometri. Allora Giuseppe e Giuseppina da Pietrelcina fa tutto rima e sono qui con noi. Se avete portato una benedizione di Padre Pio, ovviamente, quella è la cosa più importante. E poi hanno portato degli amici da Como che però abitano praticamente, hanno una casa a 100 km da Pietrelcina, hanno l'X9, hanno questa malattia che quando la prendi non ti lascia più. Ho fatto 700 km così, ma sì, ne mo raduno, fermo 700 km, va bene, bravi, vi invidio. E solo qui a Roncaiete succede tutto questo, Quella! Allora dopo si festeggia, signora. Non lo diciamo ancora! Non lo diciamo! Lo diciamo questa sera, questa notte come viene Entola, va bene? Ok? Allora, dopo ci mettiamo d'accordo. Questo modello qua, tra l'altro, è un modello unico. Parla subito, in maniera che quando arrivano un prototipo unico Fiat. Pazzesco. Così scontrate uno con l'altro, facciamo le cose con calma, perché il sabato a noi piace fare le cose con tranquillità e stare bene, soprattutto stare bene. Mi raccomando, quando faremo il tutto insieme, rispettare i codici della strada. Lo sai qual è il brutto di queste giornate? No, c'è un brutto. Che passa in fretta, accidenti, è una giornata che passa troppo in fretta, lo so, ma alla fine chiudiamo gli occhi, passa velocemente. Ogni istante ricordo la serata che vediamo assieme, Villa Nario, e ricordo poi Villa Crescente, che andremo a visitare la villa che hanno appena restaurato, andremo a mangiarci un bel gelato fresco, vi ricordo, offerto dalla bevita della pedia proprio lì. Ed è successo che passione per le macchine, per colorare, fare confusione, è venuto fuori che il l'assessore ha visto il vigile e qualche mese fa perché si hanno messo sono visti, poi sono visti, sono capiti, sono anche tornati e quindi noi sì, adesso con lei, ma c'è questo era appunto GT
126, Masolone, altri 500. Eccoci, ed è arrivata un'altra bellissima 4C gialla. E piano piano coloriamo, coloriamo il campo. Una Mazda. Guardate che meraviglia questa 4C gialla. La MX 5 e poi abbiamo l'Arzabella all'Italia del un classicone, un Fiat 1100, ah no, qua a suo zoo per un Cayette raduno di auto d'epoca, era un Cayette, arrivano sempre gioielli nuovi, c'è anche carattrezza di sicurezza, anche mezzi fantastici mostriamo oggi, una Lotus ed un buggy, l'ascensore. E qua l'ascensore, però, e in fondo c'è anche una BMW M3, ma che fantastica questa, sta Fiat. Auto previste in teoria oggi una cinquantina secondo la presa. Questo colore viene scritto quasi sempre a Rocaiete, me la ricordo, la mitica 503. Arancio, arancio. Eccola, eccola. Auto magnifiche. Guardate che spettacolo, è adesso una Fiat d'eccezione, una 500 generale lì, con tanto di stemmi e verniciatura. Vuole mai togliere tutti i quadratini, tutte le scritte, quindi continua ancora per fare il giorno. Il classico motto, con l'asciutto o col bagnato tengo sempre spalancato. Forte. Jacopo Galtarossa, altra auto dispersa sopra il ponte. La Lanciarelli. Bella. Un altro gioiellino, qua questa Anglia. Auto incredibile, penso sia di origine inglese. Mi correggerete? Però il volante è a sinistra, quindi non passa in inglese. Comunque, forte. Dopo mi scrivete sotto sul video se conoscete meglio. Qua uno stemma inglese. British Garage. Padova. Anglia Deluxe. Forza. La base, il telaio è di un 5,25 di che anno? Nel 1928. E il signorino con un lato cosa ha fatto? Aveva telaio e l'ha fatto per i vari 500, c'erano cioè solo varie varianti. Che è una differenza così tra quinta e l'altra? Questa 500 taxi. No, 500 a fianco. Ok, succede che Dino la costruisce, il Fiat dice io la porta, ragazzi, a raduno di oggi abbiamo anche una Porsche Boxster, l'astro della nera, che adesso le macchine le fanno più con le lastre della nera, le fanno in carbonio, le fanno in alluminio, ma quando vuoi adesso.
adesso è tutta un'altra procedura. Lì era proprio il battilastra, era colui che costruiva. Dopo un'altra lancia da gara. Un altro Jaguaré, signori. Lì abbiamo visto Jaguaré. Un altro Gioiellino. E adesso è arrivato Jaguaré. Okay. Sono pezzi veramente unici, pezzi particolari, e vi posso assicurare che sono un okay, gioiello anche questa, questa lancia di porto, di valore. Okay. Allora, se per cortesia le biciclette le lasciamo fuori dal campo, le biciclette, grazie, perché sono, non è il caso di girare con la bicicletta dentro il campo. Grazie. Questa nuova ripresa del raduno d'auto d'epoca qua a Roncaiette, City. Tu Gero non è stato, lo sai qual è stata la prima macchina che hanno fatto con le lamiere? L'altra. Personale portiere, devi salire così Vittorio. Solo, solo Manuel. L'altra di lamiera. Va bene, Manuel agli scherzi, va bene. Comunque vedo dei bei pezzi, Vari Alfa. Sono veramente dei bei pezzi, signori. Piano piano, signori, qua tutto sta prendendo forma. E anche non è ancora arrivato tutto. Questa giornata che sta prendendo forma da sola. Ricordo la quarantina di collaboratori, dello staff, coloro che lavorano e danno forza che tutto questo succeda e che veramente vada tutto il meglio, sia da chi sta cucinando in villa a chi si è... E veramente sono passati tanti anni, perché 20 anni li abbiamo trascorsi assieme. E quanti? Più di 20 anni. Mamma mia, quanti? Quanti? Sì, beh, qui ufficiali e più altri. È meraviglioso, guarda, è il primo anno credo che sono arrivato presto, no? Grazie a degli amici che mi hanno fatto arrivare puntuale, amici Petralcia, perché la moglie e i figli che ti hanno lasciato libero, perché li hai mandati in villeggiatura per essere tranquillo. Esatto, e allora, questa volta mi sono goduto questo arrivo lento, no? Perché quando le vedi tutte, vederle arrivare lentamente, vederle apprezzarle, guardarle, cioè, devo dire è un'emozione. Perché poi ci sono veramente dei modelli fantastici, anche per i non addetti ai lavori, anche per chi non è appassionato, anche per chi non capisce, mi sto un po' descrivendo, no? Però se emoziona me, che sono l'ultimo, io credo che per chi invece è amante di questo, oggi deve essere una grande emozione. E voi la regalate agli appassionati, la regalate ai sannicolesi, ma la regalate insomma a tutta la nostra comunità. E ce la regaliamo anche a noi stessi, perché giustamente Enrico, guarda, credimi, per noi è straordinario vedere tutto questo, vedere che 40 persone collaborano per fare che tutto questo succeda, che il comune faccia perché tutto questo succeda, ci dia la possibilità, ma soprattutto stare insieme ci dà una grande gioia. E ogni anno rifarlo e vedere che tutto poi va a ruota, perché va tutto da solo, tutto combacia perfettamente. E gli sponsor ormai pensa che ci sono degli sponsor che chiamo e gli dico, non ancora devo dirgli niente, gli dicono già, dighede sì, cioè che va bene, vai avanti, ci sono. Cioè... No, ma è veramente così. E poi tutto questo, io dico la ciliegina a chi arriva da distante, no? Adesso a prescindere dall'affetto, dall'amicizia, ma ci va proprio, è una ciliegina questa nostra manifestazione, perché arriva da Como, ho sentito, che arriva poi dalla Campania, da Pietralcina, che è un luogo per molti di noi insomma affettivo per mille motivi personali, ma anche insomma sappiamo che è nato lì, voglio dire, e credo che questa cosa onori e dia orgoglio a questa, ulteriore orgoglio a questa manifestazione. Certo. E quindi è davvero un grazie. È un grazie prezioso. Grazie, soprattutto grazie a voi, perché tutti voi ci date la forza di continuare a fare, perché siamo appoggiati da questa grande passione, ma questa grande amicizia che ci lega tutti quanti assieme. Quindi grazie di cuore. Grazie Enrico. Grazie.
Mercedes SLK compresso. Abbiamo anche ovviamente una Peugeot. Un modello famoso, la 205. Il piazzale si sta riempendo, ha visto l'occhio, man mano che arrivano tutte le auto. Pazzesco ragazzi, come sorrata. Signori, guardate che oggetti, che meraviglie. Ed eccolo qua il nostro Claudio con la moglie che sono arrivati. Buongiorno, ben arrivati a Roccaiete signori. Testa rossa, giallo. Giacomo, hai un secondo per cortesia, urgente. Ricordo, dopo si parte, si farà il giro e si avrà a Villa Crescente, dove ci sarà una visita guidata. Saremo divisi in due gruppi. Nel frattempo chi aspetta manderà un gelatino della Pepita, gelateria Pepita, per raffrescarci un pochino. La Sport 850. Vediamo un altro gioiello. Un AMG. Caspitona. Forte? Altre 850, una 126. Nota 50. Questo MG è notevole. Giustamente come amano la loro automobile, mi sembra giusto, perché c'è un'adorazione per le auto e quindi deve esserci un tempo perfetto perché certe macchine possano uscire dal garage, giusto? Bene, siamo quasi pronti. Emanuele, cosa dici? Ci siamo? Siamo pronti? Allora, mi dicono dalla regia, dalla direzione, che è tutto a posto, tutto sotto controllo. Allora ripeto, non è una garezza, è una sfilata, dobbiamo rispettare il codice della strada, ci sono i vigili, abbiamo le motociclisti che ci fanno strada, siamo coccolati e c'è la... Safety car con caete auto storiche posizionata dal punto di partenza del carosello. Ok, siamo tutti pronti ragazzi. Qua a Roccaiete di Ponte San Nicolò, mitiche 500 e auto storiche, su e
sopra Roncaiete. Grande raduno di auto storiche. Adesso vi presentiamo il carosello del passaggio delle auto. Queste auto faranno il giro della città urbana di Padova per ritrovarsi dopo a Villa Crescente e anche in Villa Dario. Questa è una fantastica cabina. Ovviamente era un'auto rara, unica, prototipo. Beta Monte Carlo. Fiat, ah, che bello.
corteo, i carri attrezzi, che è solo a scopo preventivo, e visto che è esiato d'epoca, siamo qua a Roncaglietti di Ponte San Nicolò. Un grande salutone da questa edizione straordinaria. Ciao ragazzi!